Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite. Oggi vi porto un'altra, ovviamente ogni sabato, una partita in singolo, che ovviamente proveremo sempre a vincere, con sempre una nuova skin. Oggi abbiamo la skin Phoenix. È stata una delle mie primissime skin che ho comprato, anche una di quelle che mi è piaciuta sempre di più, cioè che mi è piaciuta proprio subito a impatto. E infatti sono molto affezionato a questa skin, ci ho fatto diverse vittorie reali in coppia, in squad, tantissime, anche in trio, tantissime. Però mai in singolo, quindi dove devo dedicargliela una in singolo, una bella vittoria reale in singolo, ci sta. L'ho abbinata con il piccone pilota, che è stato anche uno dei picconi più utilizzati e uno dei primi che ho anche comprato, togliendo ovviamente le cose del pass. Allora, qua facciamoci subito lo scudo, perché cazzo non c'è un'arma. Di solito qua c'è pieno di casse di armi. Io non ho trovato un'arma, perché giustamente sono sceso io. Guarda, là non c'è niente. Guarda, meno male che almeno ci possiamo fare lo scudo. O almeno quello. Ok. Allora, vediamo un pochino. Invece già c'è uno, sento passi, però non ho un'arma. Cazzo. Sento che qua ci sarà un casino. Pompa, vai. Vediamo un pochino. Spacchiamo. Tum, tum. C'è tantissimo sta cosa. Ok, abbiamo subito shield full, perfetto. Vediamo se questo qua ci dà qualcosa. Però aspetta, c'è... guarda dov'è, guarda dov'è. Mi ha visto. Cose che non mi servono. Vediamo se ci sono... Siamo pieni di orsetti, siamo circondati da orsetti. Vabbè, il secondo colpo comunque non è entrato, perché il gioco è bastardo, ma l'ho preso 100%, doveva morire. Vabbè, rompiamo di dietro. Ok, ricarichiamo. Ormai Fortnite è diventato uno show proprio. Si vedono cose che proprio che non si vedono da una vita nei videogiochi. Ok. 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 Vieni. Pom. Pom, vaffanculo, vai, via, fuori. È rimasto uno solo. Ok. M4. E apri! Guarda qua! Sono messo proprio in una posizione di merda. Non riesco neanche a evitare. Sai che facciamo? Facciamo così. 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 Aspettiamo. È sopra, per forza. Già si vedono le strutture. Ma dove cazzo? Cioè, ma non lo vedo. È sopra, ma non si vede. Vabbè, sai che ti dico. Fammi fare un po' di materiale un attimo per sicurezza. Se no non mi posso mettere manco una barriera davanti. Vabbè. Ok, ci facciamo una bella rinfrescata, così ci recuperiamo lo shield perso. E andiamo via da qua, anche perché dobbiamo muoverci, perché c'è la safe. Non lo sento spari, quindi sicuramente mo c'è qualcuno da attaccare. Ok, allora, vediamo un pochino qua. Se non mi sbaglio,
Mi sembra di aver visto quello lì con cui ci stavamo combattendo prima, però poi lo scontro si è interrotto. E là dentro, ecco, lì è lui. Distrutto, praticamente l'ho lacerato di brutto. Facciamo scoppiare anche il tutto qua. Ma che fortuna. Non muore, incredibile! Dai, dai, oggi tutto a me oggi, dai. Quello è scappato perché era, cioè, però purtroppo mi ha fatto perdere la kill, sto bastardo. Però questa non te la do vinta, questa non te la perdono. Questa non te la perdono. E infatti, ciao. Dai. Ho finito pure i materiali. Bene. Non devi uscire per forza. Mamma mia, l'ho bruciato vivo. Grazie amico mio dell'arma. Vabbè lo prendo, un viola in cambio del verde, dai. Anche se sto pabba è diventato una merda. Lo devo prendere per forza. Andiamo via. Ok, siamo salvi. Lo shieldone. Lo sta venendo qualcuno con la macchina, attenzione. Prendi questo. Dai, dov'è, dov'è? Eccolo. Ma che sto? Si è capo. Io questo assalto primordiale lo amo. Lo amo perché una volta che attacca, lo ripeto in tanti video, ha una mira infallibile. Lo distrugge a uno. Ancora è qua sto bastardo! Siamo alla resa dei conti, dai! Siamo alla resa dei conti, dai! Sono più veloce io a costruire, dai! E ora che fai? Che sei sotto? Ti voglio proprio aspettare, dai! Cioè, minchia quanto mattone che ho! Non è che me ne ero accorto che quello là aveva tutto questo materiale! Eravamo senza materiale! Ci ha proprio salvato la vita. Questa partita è fatta proprio bene. Eccolo, è sotto. Per noi siamo pieni di cure. Ma già lo scudo. Vabbè che non l'ho colpito neanche una volta, cioè l'ho colpito poche volte. Però cazzo, ancora lo shield. L'avevo laserato un po' di nuovo. Ok, 34 di nuovo. E ancora lo shield. Ma che cavolo ha questo? L'albero che non va giù. 28. Ah, è bianco. Però è bianco. Via, via, la safe, la safe, la safe. Questo è stupido, questo secondo me mi aspetta, ma se ne sta scappando. Infatti, può fare una fila di merda sicuramente. Era scontato. Dovresti scappare, hai anche la safe al culo. Pagliaccio. Sei solo un pagliaccio. Un attimo, ci facciamo un attimo gli scildini e ripartiamo subito. Ok, dai, siamo rimasti solo in 12, abbiamo già 5 kill, tanta roba, eh. Nonostante stia usando una skin che si nota. Cosa mi sta sparando? Una mitragliatrice. Il problema è che a noi manca sempre qualcosa. O ci mancano le munizioni, o ci mancano i materiali. In questo caso non abbiamo colpi d'assalto, che sono colpi importantissimi. L'assalto è una delle armi più importanti. Perché da lontano non puoi fare niente così. Cioè ti devi avvicinare e prendere tutti i rischi più possibili e immaginari. E là. Non lo so. Mi devo calcolare una È una strategia. squaglia.
Vediamo un po'. È morto. Ma che cazzo fa? Madonna, vabbè, non è possibile, dai. Guarda, due colpi precisi in testa. E non è ancora morto. 38 e 25. Ma quando. Cioè, mo' gli ho tolto lo scudo. Vi rendete conto? Me lo vado a prendere, basta. Lo vado a prendere, basta. Sono stanco. Quando. È praticamente morto. Cosa potrebbe andare storto? Queste sono le famose parole, Scott? Che cazzo fa? Tattico, assolutamente. Anche se devo dire il tattico, non lo so, l'hanno rimesso, ma l'hanno proprio depotenziato proprio alla follia, forse perché spara velocemente, però c'è cioè, un po' un tattico blu, anche un tattico viola ti fa 40, ti fa 30, no. Lo prendo perché lo voglio provare, dato che non lo uso da tanto, che l'hanno rimesso, però. Però è quello che è, insomma. Mo' qualche colpo d'assalto l'abbiamo preso, ma comunque sono pochi per l'endgame. Albero, ci facciamo un po' più avanti. Top. Forse un po' più avanti ci andrei, eh. Un altro poco. Perfetto così. Chiudiamo qua, ovviamente, così non mi possono sparare di lato mentre mi sporgo, neanche dietro. Metti qualcuno dietro le spalle. Anche se ne dubito, secondo me siamo rimasti in tre. E sono due avversari. Uno è sicuramente nascosto. Uno è nascosto là sopra, 100%, uno è là, ragazzi. Perché mo' hanno questo vizio che a fine delle partite si nascondono. O trovi il tryhardone o trovi quello che si nasconde. Ormai Fortnite è questo, raga. Se vi piace, bene, se no giocate ad altro. Vi dovete rassegnare. L'ho pure beccato, ma in tutto sto casino. Tiravo dei colpi, ve lo giuro, raga, lo spammavo continuo. Lo facevo pure cadere, sparavo sotto e lo facevo cadere. Ecco. Guarda, mal costruito, bastardo di un gioco. Albero di merda. Guardate che qua abbiamo l'albero. Facciamo una cosa, facciamoci una semistruttura. Ok, mettiamo sopra. Ok. E mo' lui non ci può fare niente, perché comunque. Questo arco qua è fortissimo, danneggia molto, però il suo difetto è che non può, non va troppo oltre una volta che colpisce la barriera. Quindi ci siamo rifatti il kit medico belli tranquilli. Ma adesso noi aspettiamo un secondo, vediamo come va finito, che la safe già si sta muovendo. Lui deve uscire da là, perché. Ma mi sa che lui è pure in safe, perché è un pezzo di merda. Quello è un grandissimo pezzo di merda. Quelli sono i classici player di merda. Fai un po' d'azione, fatti una bella vittoria reale pure tu, mannaggia a te. Non gli interessa un cazzo questo. Ok, perfetto. Ok, dobbiamo ripartire. C'è la safe. La safe ovviamente si chiude sempre un po' lo. Però stavolta anche lui deve andarsene prima o poi, eh. Però c'è anche l'altro che non si sa dov'è. Aia. Merda. Guarda sto pezzo di merda nel cespuglio! Pam! Pam! Vai! Vaffanculo, bastardo, coglione! No, 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 guarda come mi ha ridotto! Pure poi il cinghiale, di tutto e di più! Galline, cinghiale, che non si capisce niente! Lupi! Se mi riesco a fare il kit medico già ho una possibilità. Devo andarmene. Mi devo mettere al sicuro senza farmi colpire. Ma che coglione, ma che coglione, ma che me. Che tanto tanto. Può avere 31 frecce al massimo. Prima o poi le spamma tutte. Poi voglio vedere cosa fa. Guardala! Sono in safe, basta. Ha finito.
Che vi ho detto io? Le doveva finire prima o poi. E le ha finite. Ok. Meno male che abbiamo gli ultimi scildini. Ok, dai, non mi sento molto molto più tranquillo e pronto a vincere la partita. Carichiamo il pompo. Ok, perfetto, tutto carico. Possiamo andare all'attacco. Lui sta sempre in safe, è incredibile, oh. Questo gioco proprio l'ha voluto dare la partita a suo favore, però. Purtroppo non mi ha costruito, non mi ha fatto la doppia scala sopra di me. Ultimo scildino. Oh, la valla spacca. Devi correre la sera. Vuoi stare in alto? Stai in alto, dai. Vi ricordo che questa partita mi sembra molto simile a quella là quando abbiamo fatto con il personaggio di Borderlands. C'era un tipo così che faceva queste cose. Guarda, lui rimane là. Il bello che. Scusa, come faceva a ricostruirsi là? Ma che cazzo? È sceso. Però è bravo questa a costruire, è veloce, eh. Io ho recuperato un po' di munizioni, qualcosa. Però assalto proprio zero, eh. Mamma mia. C'è lo scildino là, ma non posso, perdo tempo. Devo partire. Dobbiamo stare calmi. Quando succedono queste cose devi stare calmi e ragionare. Vedere lui dove. Tanto prima o poi non può costruire più. Dovrà finire il materiale e dovrà arrivare a un punto in cui la safe gli blocca il passaggio. Anche perché mo siamo arrivati verso le case. Cazzo faccio qua? Guarda che bastardo. Non lo posso neanche far cadere. Sono proprio all'osso. Dai, Phoenix. Merda, allo spazio. Ok. Mamma che vittoria. Non dico niente. Godetevi Phoenix. Ciao a tutti da Tiger. Alla prossima.